In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi». I grandi maestri di spiritualità orientale hanno elaborato il concetto di praxis, una categoria di vita di fede che riguarda in modo speciale la vita ascetica. Esiste quindi una praxis negativa che tende a combattere le passioni egoistiche e i pensieri cattivi, ed esiste una praxis positiva che mira a sostenere le virtù. Facendo un semplice esempio, il digiuno e la penitenza rientrano nella praxis negativa, mentre un atto di elemosina è praxis positiva. Ora, se andiamo a riprendere il Vangelo, vediamo che i rispettabilissimi discepoli di Giovanni Battista e i farisei favoriscono il digiuno, mentre i discepoli di Gesù no. Potremmo concludere che i primi sono favorevoli ad una praxis negativa, mentre i secondi ad una praxis positiva. Quindi, facendo una giusta equazione, noi cristiani, seguendo il Maestro, dobbiamo inserirci nella scia della praxis positiva. Ma forse allora che Gesù disdegnasse il digiuno e la penitenza? No, certamente. È sulla interpretazione di digiuno che bisogna riflettere. Il digiuno che Gesù aborrisce è quello del fratello maggiore della parabola di Luca 15, cioè di chi si priva delle cose e dei piaceri, fingendo zelo e accumulando invece tristezza e rabbia nel cuore. Dio non può sopportare tale digiuno per i suoi figli, per coloro che ogni giorno dimorano alla sua presenza. Il digiuno che Gesù predilige è invece lo stare allegri e vivere ogni giorno spostando il baricentro da me al fratello. E vi assicuro, questo digiuno è addirittura più faticoso dell'altro. Quindi, in un'ottica di vita nuova e di vino nuovo, è meglio digiunare nel sorridere che nel rattristarsi. È più difficile sorridere che intristirsi. Il sorriso muove tutti i muscoli facciali, mentre la tristezza neppure uno. E poi il digiuno triste non fa felice nessuno, mentre il digiuno che mira sempre a sorridere fa felici tanti.